Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, domenica 25 giugno. Quali sono i temi fondamentali sui giornali? Vabbè, il tema fondamentale è l'annuncio dei ballottaggi in molte città italiane, ma non ne parleremo perché quello che conta sarà domani per vedere i risultati, se effettivamente i candidati del centrodestra ce la faranno. Seconda questione fondamentale sui giornali è la trattativa al cardiopalma sul salvataggio delle due banche venete, la Popolare di Vicenza e la Veneto Banca. Sulla questione delle due banche venete però ci sono ulteriori dettagli, perché quello che abbiamo cercato di dire ieri e che cercheremo di dire sempre, il salvataggio di queste due banche si verificherà nella sua bontà nei dettagli ci sarà il diavolo, come dicono gli inglesi. Intanto mi sembra che Messaggero, Repubblica, Corriere, Sole 24 Ore, tutti concordino sul fatto che sono 7 i miliardi di euro di costi per il pubblico del salvataggio di queste due banche. Pensateci sempre alle due banche, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, e pensate sempre, cosa che i giornali oggi non scrivono, quando i politici locali vi dicono bisogna avere una banca del territorio, la minchia, come direbbero nel territorio, bisogna avere una banca del territorio. Nei due territori più ricchi d'Italia, cioè il Veneto, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, grazie proprio al territorio, a quella commistione tra poteri locali, uomini locali, se la sono cotta e mangiata da sola. Poi certo, c'era stata la Banca d'Italia, la regolamentazione, la crisi, quello che volete, ma le due cacchio di banche del territorio Veneto, del territorio di gente che si fa un mazzo così, sono state distrutte proprio nella loro territorialità. Va bene? Quando vi parlano della banca del territorio, comunque 7 miliardi tutta la collettività dovrà pagare per salvare queste due banche che verranno comprate da Banca Intesa. La quale Banca Intesa, sia chiaro, lo scrivo oggi sul giornale, è vero che paga un euro, così come UBI ha pagato un euro alla Etruria, alla Chieti e alla Marche, ma paga un euro ma si assume molti rischi e nei dettagli di questi rischi si sta trattando. Per esempio, quante persone dovrà licenziare Messina, l'amministratore delegato di Banca Intesa? Lui non vuole licenziare nessuno. Vediamo quindi se i licenziamenti saranno a carico dello Stato, il che vorrà dire casse integrazioni e tutte le compagnie che sapete. 600 filiali, secondo le indiscrezioni di oggi, Rosario Di Mito sul Messaggero, ma anche gli altri giornali sostengono, dovranno essere chiuse. Divertente oggi è la tesi sulla flat tax presa dal Sole 24 Ore, cioè la tassa piatta al 25% che sostituirebbe IMU e IRAP. A proporla è l'Istituto Bruno Leoni, sul Sole 24 Ore, in alto a destra, in apertura, una buona tesi quella della flat tax, una buona ipotesi quella del Sole 24 Ore. Mi viene da ridere che quando è l'Istituto Bruno Leoni, che ha una sua dignità, una sua storia liberale, tutti lo prendono sul serio e il Sole lo pubblica in prima pagina, quando queste cose le dice un partito politico viene un po' ridicolizzato come nel caso di Salvini. Io ridicolizzerei meno la proposta di Salvini e crederei di più alle proposte ragionevoli come quella del chilometro zero che adesso mi viene. Le banche del territorio ti fregano a chilometro zero, dice in maniera un po' più irriverente uno dei nostri ascoltatori. Flat tax, quindi leggetevi la proposta di Nicola Rossi, che dell'Istituto Brano Leoni è uno degli uomini di punta. Molto divertente oggi, per una volta, Aldo Grasso, che non è nel suo stile perché si capisce quello che dice. Oggi Aldo Grasso critica Camilleri che, incontrando un gruppo di studenti di Porto Empedocle, a questo gruppo di studenti ha detto che non devono pensare e non devono credere a ciò che dice Renzi e a ciò che dice il Movimento 5 Stelle. Renzi e il Movimento 5 Stelle, Camilleri ovviamente crede a tutto quello che dicono Bersani, Flatoiani e la sinistra, diciamo, comunista, ma questo lo aggiungo io, non lo aggiunge Grasso. E la cosa che dice Grasso è che non devono credere i giovani a Renzi e al Movimento 5 Stelle perché la politica fa schifo, eccetera. E Grasso lo critica con una frase micidiale, dice: leggetelo Camilleri, ma non ascoltatelo. Mi stupisco che il vecchio signore siciliano, che scrive tanto bene, abbia invece questo atteggiamento così disfattista nei confronti della politica che a me non piace, dice Aldo Grasso. Capisco perfettamente quello che dice Aldo Grasso, mi stupisco della sua presa di posizione perché non è da lui. Comunque, se volete, leggetevelo. E poi andiamo sul grande tema di giornata, cioè la RAI. Per farlo, però, vorrei sentire uno dei personaggi che su questo parla più spesso. E parla fuori dai denti. È un deputato vediamo se lo troviamo, si chiama Michele Anzaldi, è un parlamentare del PD, è un parlamentare del PD e sta nella commissione vigilanza eccolo qua, onorevole Anzaldi, sono Nicola Porro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi i giornali parlano molto della questione RAI. Freccero dice:
Orfeo imbavaglia chi dà fastidio, anche Giletti. Invece il Sallusti dice Renzi fa ricco Fazio. E poi ci sono delle sue dichiarazioni, così come quelle del Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, che dicono che anche in questo caso su Fazio si sbaglia. Ci dia la sua interpretazione di quello che sta succedendo. Tutti parlano di Fazio, di Giletti e ancora della Rai. Secondo me, io metterei un po' meglio a fuoco la cosa, Prego. perché Fazio ha fatto il suo mestiere, cioè fa l'artista e cerca di guadagnare il più possibile, è aiutato addirittura da un agente, ma fa di tutto per prendere più soldi possibile. Quelli che non hanno fatto il loro mestiere, secondo me, sono l'amministratore delegato, il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, che non hanno fatto nulla per bilanciare questo, anzi, addirittura hanno votato e si sono espressi a favore. Tutto questo dopo un dibattito che dura da mesi Cioè, lei o sta dicendo anni. che Orfeo e Maggioni non hanno fatto il loro mestiere? L'hanno fatto male, eh. Se loro hanno fatto, loro hanno fatto una norma che dice che non si applica il famoso tetto dei 2,40, ma si applica una riduzione del 10%, l'hanno venduta agli italiani, dicevamo che non bastava, dicevamo che non era questo, cioè dopo che hanno fatto questo, no, 2 giorni dopo, no, che l'hanno votata, 2 giorni dopo non l'hanno applicata, anzi addirittura gli fanno un aumento del 50% senza spiegarci come e perché. Mi dica lei se hanno lavorato bene. Senta, ma e la questione invece di Giletti, in quel caso veramente cancellato il programma che fa ascolti, lei è fissato sugli ascolti, ha sempre detto che gli ascolti sono importanti, lo dico perché seguo le sue, cioè. Sì, io dico pure che il servizio pubblico ha un contratto di servizio da rispettare. Gli ascolti sono importanti, però. Se non seguono le tematiche per cui gli italiani investono una marea di soldi con il canone sino a raggiungere e superare i 2 miliardi, è giusto però che quel contratto venga rispettato. Quindi, Giletti è un giornalista bravissimo, un conduttore altrettanto bravo. Se quelle tematiche o quella trasmissione è stata definita vecchia e si vuole sperimentare qualcosa di nuovo, non ci trovo nulla di scandaloso, anzi, lo trovo interessante, vedremo come va, vedremo cosa succede. Non è che sappiamo tanto oltre i ritagli di giornale. Ma si dice, tutti dicono che il nuovo corso della Rai sia ancora più renziano del passato, poi quello passato è stato cancellato. Perché ogni volta dobbiamo sempre pensare ad avere un pregiudizio della politica? Cioè, è possibile che chiunque tocchi la Rai c'è sempre l'idea che sia etero diretto, Ansaldi? Ma secondo me invece proprio questo pezzo di storia della Rai, cioè governo Renzi e Renzi, segretario del partito di maggioranza, ci faranno ricredere di questo. Questa secondo me che ci lavoro è la prima Rai libera dalla politica. Penso che sia tra le peggiori Rai. Abbiamo cambiato in corso un consigliere d'amministrazione, cioè da quando la politica non dà delle indicazioni, e alla fine è difficile. Guardi, io ho provato a fare una proposta di legge che era quella all'inizio su come creare la dirigenza della RAI e vedeva la fondazione. Quindi nella fondazione poi bisognava mettere delle persone rappresentative e la sa che alla fine la cosa più rappresentativa che esiste in Italia è la politica, se ne può parlare male, ma è l'unico posto dove veramente si pigliano dei voti veri. Senta, l'ultima cosa le voglio chiedere è una questione, diciamo, più spettegulesse. Ma a lei dispiacerebbe, da componente della commissione di vigilanza della RAI, vedere che Giletti, anche Giletti, dovesse andarsene, se sbattesse la porta e se ne andasse dalla RAI? A me dispiace chiunque se ne va, non toglie che mi dispiace pure che Giletti o tanti altri artisti o giornalisti artisti, quando tutto il paese ha deciso di mettersi un tetto di 2,40 perché è in sofferenza e lo applica da anni in silenzio con responsabilità gigantesche. Parlo dei magistrati, parlo di tutti, dei ministri, parlo del Presidente della Repubblica, parlo dello stesso amministratore delegato della RAI. A me dispiace che questo non venga compreso e che alla fine si vada via, non per motivi di libertà di giornalismo o di conduzione, ma per motivi economici.
Grazie, grazie a Michele Anzaldi. Alla prossima, arrivederci. Grazie, alla prossima, arrivederci. Arrivederci. Va bene, allora direi che su questo abbiamo concluso. Avete sentito Michele Anzaldi. Vediamo, sono passati 10 minuti e 07 secondi. La rassegna di oggi chiude qua e con la zuppa di porro. Domani chissà cosa ci riserverà il decreto sulle banche, che quest'oggi i